John Borno, ragazzi, John Borno. John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi chiedo immediatamente scusa se magari mi vedete un po' peggio del solito, mi sentite un po' peggio del solito, però purtroppo oggi per portarvi questo video potevo utilizzare solamente questa telecamera qua. Cercherò comunque di entrare più nel dettaglio possibile. Oggi insieme sorteggeremo, oggi insieme pronosticheremo Champions League, Europa League e Conference League. Però vi dico una cosa, e cioè che oggi sul mio altro canale, il secondo canale, usciranno invece uscirà questo video, ma uscirà, come ve lo posso dire, diciamo simulato a caso, completamente a caso. Chi secondo la simulazione vincerà Conference League, Europa League e Champions League? Se volete vedere quel video, vi invito ovviamente a fare un salto sul mio altro canale, quindi su Simone Sikwolf. Manca lasciare una bordata di mi piace qui sotto. Detto questo, voglio che scriviate qui in questo momento, secondo voi, chi vincerà le tre competizioni. Quindi chi vincerà la Conference League, chi vincerà l'Europa League e chi vincerà la Champions League. Sono già usciti due video sul canale, uno nel quale andiamo a reactionare, definiamolo reactionare, al sorteggio di tutto quanto. Ci sono usciti tre video distinti e anche un altro video nel quale invece vi faccio un'analisi di tutte queste cose. Quindi ovviamente vi invito ad andare a dare un'occhiata a tutti e due i video. Questo invece è il video del pronostico. Detto questo, partiamo dalla Conference League, chiaramente, perché poi andremo a salire. Per quanto riguarda la Conference League, partiamo ovviamente, anche in questo caso ovviamente, da Lech Poznan contro Fiorentina. Allora, view details, che vuol dire? No, ok, niente, non c'è nulla. Forse sono i precedenti, non lo so. No, forse le formazioni, i dettagli, le statistiche. Vabbè, al di là di questo non voglio andare poi nel dettaglio di cose che non ci azzeccano nulla. Lech Poznan Fiorentina. Io credo che la Fiorentina possa passare il turno con una tranquillità abbastanza marcata, ma mi spiego. Io credo che la Fiorentina ormai deve stare attenta a tutte: Basilea, Nizza, Ghent, West Ham, Anderlecht, AZ, veramente tutte. Qualunque squadra passi o con qualunque squadra giochi, credo debba stare attenti in Europa, anche il Lech Poznan. Però credo che qua i valori siano davvero davvero diversi. Per questo credo che la Fiorentina possa passare il turno. Per quanto riguarda invece il secondo match, quello che mette di fronte Basilea e Nizza, ecco qua la situazione mi appare drasticamente diversa. Drasticamente diversa perché invece credo che questo sia un match estremamente equilibrato e credo che qui chi passa il turno possa davvero arrivare fino in fondo e possa mettere davvero in difficoltà la Fiorentina. Il Nizza per me è più forte, il Basilea forse per la Fiorentina è anche peggio perché comunque conosce molto bene il clima italiano, essendo che la Svizzera è poco sopra di noi. Detto ciò, ciò non toglie che secondo me a passare il turno sarà il Nizza. Io credo che il Nizza sia una squadra completa, una squadra forte, una squadra tra le altre cose che ha iniziato un progetto che credi sia vincente qualche anno fa, iniziando a spendere, espandere, comprando tra i giocatori migliori in assoluto, per questo, cioè migliori in assoluto per quanto potessero prenderli. Per questo io vi dico che secondo me la Fiorentina sarà raggiunta dal Nizza in semifinale di Conference League. Poi abbiamo Ghent West Ham. Qua vado abbastanza sicuro con il West Ham, che poi abbastanza sicuro fino a un certo punto, ovviamente fatevi anche voi i vostri pronostici qua sotto. Fino a un certo punto perché? Fino a un certo punto perché credo che il West Ham sia comunque una di quelle squadre che non mi sorprenderebbe se alla fine facessero una figuraccia. Io me l'aspetto dal West Ham, cioè sono quelle squadre inglesi che sono sempre strafavorite, però poi non combinano mai nulla. Quindi non è che do così per scontato, però gli è capitato il Ghent, che è una squadra un po' né, né, né. E quindi penso che il West Ham in semifinale ci andrà. E poi tra Anderlecht e AZ Alkmaar ci metto l'Anderlecht. Forse qualcuno di voi, dopo averli visti contro la Lazio, ci metterebbe la AZ. Io credo che l'Anderlecht sia una squadra quadrata che, tra l'altro, in un modo o nell'altro ha eliminato anche il Villarreal. Può andare avanti e arrivare in semifinale. Lo scorso anno in semifinale in finale c'era una squadra italiana, una squadra olandese. Quest'anno invece forse un'italiana, da quelle che ho messo io, perché c'è sicuramente un'italiana, c'è una francese, c'è un inglese e c'è una belga. Quindi al momento le mie semifinali di Conference League, ci torniamo tra poco perché poi vi pronostico la finale e tutto quanto.
Fiorentina Nizza e West Ham Anderlecht. Ci torniamo tra un po' perché adesso scavalliamo in Europa League. In Europa League il tabellone dice Juve Sporting, poi chi passa affronta United e Siviglia e Feyenoord e Roma e poi chi passa affronta Leverkusen e Union Berlin. Allora, partiamo da Juventus Sporting. Ne parlavo nel video in cui andavo nel dettaglio su quello che potrebbe essere la difficoltà nell'affrontare lo Sporting di Lisbona. Lo Sporting è una bella squadra, è una squadra che ti può mettere in difficoltà. Se la Juventus parte sottovalutando lo Sporting non ci ha capito niente e va a casa. Però parliamoci chiaro, ci sono dei valori e questi valori, a mio avviso, sono abbastanza chiari, sono abbastanza lampanti. E proprio per questo, secondo me, alla fine, per il rotto della cuffia, per quello che vi pare a voi, se gli danni i punti, togliere i danni i punti, perché la Juventus, a mio avviso, passerà il turno contro lo Sporting Lisbona. È più forte e ritengo che possa passare, mandando quindi a casa l'ultima portoghese dell'Europa League, l'ultima portoghese rimasta. Ci sono anche altri portoghesi, ovviamente, in Champions League, ma ci arriveremo tra un po'. C'è una portoghese in Champions League, il Benfica, ma ci arriveremo tra un po'. Manchester United Siviglia. Quest'anno il Siviglia fa schifo, quest'anno il Siviglia fa ride, quest'anno il Siviglia è inguardabile, sic, ma quest'anno l'hai visto il Siviglia, sic, ma l'hai visto per me, passa il Siviglia. Credo passi il Siviglia, credo passi il Siviglia perché suppongo che lo United, un po' come tutte le altre inglesi, quando hanno il bisogno di fare il grande salto, puntualmente fanno una figuraccia. Proprio questa è storia del calcio. Quando lo United affronta il Siviglia, per esempio, passa il Siviglia. Ora non so come passerà il Siviglia, cioè è difficile spiegarlo in questo momento, però credo che alla fine gli spagnoli, a sorpresa, avranno la meglio sul Manchester United, facendo di fatto un favore alla Juventus, perché per la Juve, secondo me, affrontare il Siviglia è diverso che affrontare lo United. Voglio aggiungere anche un'altra cosa, che questa è casa del Siviglia, quindi per me gli spagnoli possono andare avanti. Per quanto secondo voi sono rimasto indietro a 2, 3, 4 anni fa, per me gli spagnoli possono andare avanti. Andiamo sotto. Qui abbiamo Feyenoord Roma e Leverkusen Union Saint-Gilloise. Allora, non è semplice, non è semplice. Diciamo che credo che il Feyenoord voglia vendicarsi della finale di Conference League, però credo anche che Mourinho difficilmente sbagli match così importanti. Proprio per questo, a mio avviso, Mourinho passerà il turno. Secondo me non usciamo col Feyenoord. Può capitare, perché comunque il Feyenoord è una bella squadra, perché comunque il Feyenoord sa quello che fa, perché comunque il Feyenoord quest'anno ha fatto, diciamo, ha fatto quello step che sta, ovviamente in modo ridotto, che sta facendo anche il Napoli in Serie A, cioè ha perso qualche pedina fondamentale rispetto allo scorso anno, ma ha responsabilizzato tantissimo quelle nuove. Quindi sinceramente io dal Feyenoord mi aspetto che possa fare, diciamo, bene, ma che comunque secondo me alla fine uscirà. Leverkusen Union Saint-Gilloise, ci metto la seconda sorpresa di questa Europa League, e secondo me passa l'Union Saint-Gilloise. Allora, il Leverkusen poi può tranquillamente andare avanti, eliminarci e vincere l'Europa League, non mi sorprenderei, però il Leverkusen rischia di essere un fuoco di paglia come tutti gli anni, cioè il Leverkusen può essere ferro e può essere piuma, ecco, e io non so se quest'anno il Leverkusen è ferro o è piuma. È passato, quindi si gioca comunque un quarto di finale. Una volta si è arrivato a un quarto di finale di Europa League, se sei passato vuol dire che c'hai una qualità per provare ad arrivare fino in fondo. Però attenzione all'Union, perché l'Union è passato da primo in un girone dove ha stradominato. Poi agli ottavi ha beccato l'Union Berlin, che sta facendo un ottimo percorso in Germania, ha pareggiato 3-3 all'andata, se non vado errato, poi al ritorno ha vinto 3-0. Adesso affronterà il Leverkusen, quindi all'Union va ancora bene, perché ha evitato il Siviglia, lo United, la Roma e la Juve, che erano le quattro squadre che andavano evitate. Certo, Leverkusen, Feyenoord, Sporting sono tutte più forti dell'Union, però a mio avviso, anche per un fattore di imprevedibilità, può giocarsela tranquillamente, e per me, in un modo o nell'altro, non mi chiedete come, passerà il turno. Detto questo, voi adesso vi aspetterete che io vado in Champions, ma io torno per il momento in Conference League. La Champions la prendiamo all'ultimo. Perché? Perché sì, perché facciamo un po' di hype, quindi aspettate un attimo. Fiorentina Nizza, ecco che la nostra prima italiana esce. Secondo me va in finale in Nizza. Sentite, è troppo bello, sarebbe troppo bello se tutte le italiane andassero a fare la finale quest'anno. Sarebbe una cosa davvero molto difficile. Ci sta anche aiutando tanto il sorteggio, perché per me la Fiorentina può tranquillamente battere il Nizza. Però, visto che ho delle idee, e visto che per la legge dei grandi numeri è difficile che tutte le italiane vadano avanti fino alla finale,
Io credo che la Fiorentina possa un po' penare il fatto di affrontare un avversario comunque vero, perché inizia un avversario vero, per quanto non sia avvezzo ai tornei europei, e non lo è nemmeno la Fiorentina. Il Nizza è squadra vera, il Nizza è squadra che ti sa mettere in difficoltà, il Nizza è squadra che ha una corporatura, un'integrità di base. Quindi io credo che il Nizza possa arrivare fino in fondo e quindi possa bloccare il sogno della Fiorentina in semifinale. Una Fiorentina che, tra l'altro, a mio avviso, arriverà comunque a giocarsi l'Europa il prossimo anno perché credo vincerà la Coppa Italia. Questo è il mio pensiero in finale contro la Juventus. Quindi vi do anche un'altra piccola chicca. Il Nizza va a giocarsi la finale. West Ham Anderlecht. West Ham Anderlecht passa l'Anderlecht. Sì, è quello che vi dicevo in precedenza. Cioè, il West Ham, quando becca, secondo me, un avversario che ti sa mettere in difficoltà, veramente va a casa. Non l'ha ancora beccato. Ha distrutto tutto quello che ha trovato a tiro. Il Ghent non è, secondo me. Poi può essere pure che escono con i belga, con i belgi. Però non è un avversario che ti può mettere in difficoltà. L'Anderlecht lo è. Ripeto, guardando poi il percorso, l'Anderlecht avrebbe eliminato il Villarreal. Può essere passato, se non sbaglio, primo nel girone. Avrebbe eliminato anche la AZ Alkmaar, che è una squadra che, insomma, di tutto rispetto ti può mettere in difficoltà. Anderlecht-West Ham, secondo me, è un match assolutamente equilibrato. Molto diverso da quello che pensate voi. Perché voi penserete sicuramente, vabbè, Sik, però West Ham è più forte per il nome, l'Anderlecht c'ha una buona squadra, per me possono arrivare fino in fondo e quindi la finale di Conference League che vi disegno a grande sorpresa per molti sicuramente sarà Fiorentina West Ham, per me è Nizza Anderlecht. Per quanto riguarda invece l'Europa League, ci abbiamo Juventus Siviglia e Roma Union. Chiaramente la Roma ha un impegno più semplice, non per questo da sottovalutare, perché se così fosse l'Union avrebbe fatto fuori l'Everkusen, Union Berlin, certo, non gli capita un'altra tedesca, però insomma avrebbe fatto un percorso di tutto rispetto. La Roma, secondo me, va in finale. Ora, vi dico che questa sarà forse l'unica finale che non pronosticherò, ma non per scaramanzia, ma perché non so davvero che cosa pronosticarvi. Però io vi dico chiaramente che credo che se la Roma per me va in finale. Se la Roma affronta lo Sporting, vince. Se la Roma affronta lo United, perde. Se la Roma affronta il Siviglia, perde. Se la Roma affronta la Juventus, non lo so. E per me i bianconeri andranno in finale. Sì, per me succederà. Guardando il tabellone, per me accadrà. Per me la finale sarà Juventus-Roma. Però, per quanto riguarda la finale di Europa League, ve lo dico subito e poi ripassiamo alla Conference. Qua lo scelgo prima di andare in Champions League, qua lo scelgo passa a voi, perché io non ho la più pallida idea di chi potrebbe vincere l'Europa League tra Juventus e Roma. È vero che Mourinho le finali non le sbaglia e che la Juventus le finali solitamente le sbaglia. Però è anche vero che per la Juventus, qualora non recuperasse i punti, eccetera, eccetera, potrebbe essere l'ultima grande occasione per entrare in Champions. In realtà anche per la Roma si arriva quinta. Però comunque, se la Roma dovesse arrivare nei primi quattro posti, ed è più probabile rispetto, più possibile rispetto che per la Juve, insomma, per la Juve potrebbe davvero essere l'ultima grande chiamata. Detto questo, Juventus-Roma. Per quanto riguarda la Conference, secondo me vince l'Anderlecht. Vedo l'Anderlecht campione di Conference League. Lo so che è strano, lo so che vi sembrerà particolare, lo so che forse sarà una scelta un po' strana. Forse darebbe più valore alla Conference il fatto che vincesse il Nizza o la Fiorentina o il West Ham. Ci starebbe, però, secondo me invece vincerà l'Anderlecht. E visto che queste coppe sono strane, anche l'Europa League delle volte è stata ho vinto, comunque sono arrivate in fondo squadre un po' esotiche. Per me l'Anderlecht vincerà la Conference League. L'Europa League la fate voi, passiamo alla Champions. Ci siamo. Real Madrid-Chelsea, City-Bayern, Milan-Napoli, Benfica-Inter. Allora, non voglio soffermarmi ancora sul fatto che ci sia andata di culo, c'è andata di culo, tanto, però comunque adesso concentriamoci sulla Champions League, perché andare di culo non vuol dire essere già in finale, non vuol dire portare un'italiana in finale, dobbiamo solo e soltanto eliminare il Benfica. Una volta eliminato il Benfica, il grosso l'avremo fatto, ci vediamo in finale. Però il Benfica va eliminato, e anzi vi dirò di più, se riusciamo a mandare in finale il Benfica con tre italiane e il Benfica siamo veramente degli stronzi. La cosa strana è che comunque una tra Milan, Napoli, Benfica e Inter sarà in finale. Ora, chiaramente, io non sono il frate indovino, io non lo so chi andrà in finale tra o chi passerà tra Milan e Napoli, tra Benfica e Inter, chi andrà in finale di quelle quattro, non posso saperlo. Vi do semplicemente un mio umile punto di vista. Quindi cercate di evitare magari di insultarmi dicendo sì, che vaffanculo perché ti fate le altre squadre. Semplicemente cerco di dare il mio punto di vista e stop. Poi, se dovesse succedere il contrario, a me non cambia niente. Io, ad esempio, Inter Benfica sosterrò l'Inter nell'avanzare, chiaramente. Milan-Napoli, per me, mi è indifferente, tipo Roma, quindi
me lo godrò. E poi se dovesse passare l'Inter, sia Milan-Inter che Napoli-Inter, me lo godrò. Quindi per me questo è un punto fondamentale. Real Madrid-Chelsea passa il Real. Io ho pochi dubbi, vi dico la verità. Ho pochi dubbi, nonostante in realtà il Chelsea, ve l'ho già detto, quando fa, ve l'ho detto in altri video, quando fa queste stagioni pessime in campionato, poi di solito vince la Champions League. Però il Real Madrid è troppo Real Madrid. È troppo Real Madrid per uscire ai quarti contro il Chelsea. Il Real Madrid per me andrà avanti senza troppi patemi. Credo che il Real Madrid, ma magari senza troppi, a parte io credo che vincerà andata e ritorno, tipo 1-2 e 2-0, non lo so, questo è un mio pronostico, posso sbagliare, però credo che il Real Madrid sia più forte e quindi ci pronostico il Real avanti rispetto che il Chelsea. Chi affronterà, City o Bayern? Ecco, City-Bayern, anche Real Chelsea poteva essere una finale anticipata, però City-Bayern è la finale anticipata per eccellenza di quest'anno, secondo me. E secondo me City e Bayern potevano uscire o una contro l'altra, nel senso potevano essere eliminate o il City contro il Bayern o il Bayern contro il City o entrambe contro il Real Madrid. Tante altre squadre non le avrebbero eliminate, sarebbero andate avanti. Cioè, se il City avesse preso il Milan, se il Bayern avesse preso il Napoli, se il Real avesse preso l'Inter, per me saremmo state eliminate tutte e tre. Ci è andata molto bene nel sorteggio e ci vediamo e ci gustiamo City-Bayern. Per quanto riguarda per l'appunto City-Bayern, il mio pronostico è che va avanti il Manchester City. Manchester City perché credo sia arrivato il momento per Guardiola di fare il grande salto e credo che possa farlo, possa provare a farlo almeno ai quarti di finale. Certo non sarà un match semplice, oggi non riesco a dirvi passa il Bayern, passa il City con certezza perché il Bayern comunque è una squadra quadrata, arriva sempre in fondo. Poi dipende dai sorteggi, dipende dalle annate, dipende dai momenti, è tutto molto imprevedibile. Al momento però vado a mettere Real Madrid-Manchester City come prima semifinale di Champions League. Detto questo, Milan-Napoli e Benfica-Inter. Qua vado a mettere l'Inter. Allora, parto da questo perché sicuramente è il match meno sentito dagli italiani, oltre che gli interisti, perché Milan-Napoli è sicuramente più sentito. Parto dall'Inter. Non è semplice, non è per niente semplice. Cioè, se l'Inter esce col Benfica, non è clamoroso. Il Benfica al momento ha dimostrato di essere squadra vera, è passata prima davanti a Juventus e Paris Saint-Germain, ha eliminato il Brugge, che voi direte, vabbè, sì, che il Brugge, sì, ma facendogli 7 gol. Cioè, quindi il Benfica è squadra vera. L'Inter, però, dall'altra parte ha già dimostrato di poter tenere testa a squadre portoghesi, tipo il Porto, che sono dure a morire. Poi, chiaramente, per me quest'anno il Benfica è più forte del Porto e lo dimostra anche il fatto che stiamo davanti in Champions League. Tra l'altro, il calcio portoghese è in rampa di lancio. Non dimentichiamoci che c'è lo Sporting ai quarti, che c'è il Benfica che è passato primo ed è ai quarti. Il Porto era passato primo, è stato eliminato dagli ottavi, ma era passato primo. Il Braga era andato avanti in Conference League. Insomma, il calcio portoghese sta via via sempre più prendendo piede. Però secondo me l'Inter, magari anche in un, io mi immagino 0-0, 1-0 per l'Inter, quindi un 1-0 agglomerato, l'Inter secondo me andrà avanti. Milan-Napoli. Allora, raga, io vi dico la verità, qui può succedere qualunque cosa. Ritengo che sarà un match abbastanza bloccato, nonostante il Napoli, insomma, fa un bel calcio. Io credo che sia un match davvero davvero bloccato, ma davvero davvero bloccato, perché il Napoli è la prima volta che affronta un quarto di finale di Champions e quindi si prenderà con l'eventuale quarto, col certo quarto di finale tutte le paure del caso. Ma come è giusto e normale che sia, cioè non vedo cose strane in questa analisi. Dall'altra parte il Milan non ha niente da perdere. Il Milan le ha già vinte le Champions League, il Milan è già molto avanti nel progetto di crescita, perché l'ha detto Pioli, loro puntavano a vincere lo scudetto. Non quest'anno, addirittura l'anno prossimo, l'hanno vinto l'anno scorso, adesso stanno giocando un quarto di finale di Champions e hanno possibilità anche di andare avanti. Però il Milan c'ha una cosa che al Napoli manca, e cioè la mentalità europea. E soprattutto il Napoli quest'anno vincerà lo scudetto, lo vincerà. Di Lorenzo sarà il terzo capitano a vincere lo scudetto con il Napoli nella storia del Napoli, quindi il capitano dopo Diego Armando Maradona sarà Di Lorenzo, Giovanni Di Lorenzo. È impossibile che il Napoli non vinca lo scudetto. E questa è una stagione strana, eh? Però, visto che il Napoli vincerà lo scudetto, secondo me va avanti il Milan. E quindi in semifinale ci saranno Real Madrid, Manchester City e Milan-Inter. Il derby, secondo me, si giocherà in semifinale. Lo so, è strano, cioè,
Ho guardato le quote, magari poi ne parleremo in un video dedicato. Il Napoli è quotato come seconda vincente della Champions League. Ma è corretto, cioè nel senso, guardando quelle quattro lì, il Napoli è per distacco, per quello che ha dimostrato quest'anno, la più forte. Però poi subentrano altre cose. E le altre cose che subentrano, secondo me, sono le qualità. E, anzi, no, scusatemi, le qualità vanno dalla parte del Napoli. Le altre cose che subentrano sono le esperienze, il DNA, la paura, il fatto che ti possa tremare le gambe. Ecco, per me questo al Napoli può succedere. Meno all'Inter, però se dovesse andare avanti il Napoli, ovviamente sarei contento alla pari, non me ne fregherebbe nulla di diverso rispetto ai avanti il Milan, va avanti il Napoli, ne devo di una, dico il Milan. Real Madrid, Manchester City, va avanti il Real Madrid. Va avanti il Real Madrid perché, lo dico sempre, no? Lo dico sempre, quando tu affronti il Real Madrid fai una bella figura, gli metti le palle in testa, giochi a pallone, dimostri di saperci stare, giochi bene, ti diverti, però poi esci. Però poi esci e il Manchester City, per quanto Guardiola l'anno suo, eliminare Bayern Monaco, quello e quell'altro, il Manchester City, secondo me, andrà a casa contro il Real Madrid, che tra l'altro farà un percorso pazzesco perché dopo aver eliminato il Liverpool, il Chelsea eliminerà anche il Manchester City. Anche il Manchester City, insomma, ha fatto un buon percorso, tutto tedesco, Leipzig a Bayern, però poi uscirà contro il Madrid che andrà in finale di Champions League. Chi affronterà il Real Madrid in finale? Milan o Inter? Il dubbio è, diciamo, porre questa questione è d'obbligo. Allora, è difficile. Per me sono due squadre che si equivalgono come valori, come forse, anzi sicuramente come storia europea è più avanti il Milan, però poi negli ultimi anni il Milan è sparito completamente dall'Europa, l'Inter c'è stata più spesso e Inzaghi, io lo dicevo al tempo, ha dimostrato di essere re di coppe, cioè che quando si va a giocare una coppa Inzaghi va avanti. Ora, tra l'altro sarebbe figo anche Milan-Benfica proprio come scontro storico, perché proprio due squadre che hanno scritto la storia del calcio. Real City va avanti il Real, Milan Inter, chi va avanti? Io penso che finisca i rigori, cioè addirittura così, proprio così, vi sentite male, e che va avanti il Milan. Quindi la finale, a mio avviso, sarà Real Madrid Milan. Mi auguro che quello che sto dicendo non accada, perché penso che alla fine vincerà il Real Madrid. Quindi questo è il mio pronostico. Real Madrid che vince la UEFA Champions League in finale contro il Milan, però devo dirvi, un'italiana che vince l'Europa League, sicuramente, la Fiorentina in semifinale, due italiane in semifinale di Champions, una che gioca la finale, vorrebbe dire essere abbastanza tornati. Poi vincerla è difficile, vincere la Champions League è tosta, però secondo me questo che vedete qua, è quello che accadrà. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, pronosticatemi le tre vincitrici delle tre competizioni europee. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino a qua. Grazie, buon shalalala e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.